Ciao amici e benvenuti sul mio canale YouTube. Voglio fare questi panini, panini soffici con la patata, con una patata lessa. La ricetta è dell'amica Tina Scalisi, che fa parte del gruppo Nuvola, un amore di pasta madre. Io però ho ripreso la ricetta dal blog di Luisa, La Magica Cucina di Luisa. Ho visto che in tanti sul gruppo hanno rifatto questi panini ed hanno avuto un ottimo risultato, quindi voglio provare anch'io. Bene, seguitemi in tutti i passaggi. Bene, ho preparato tutti gli ingredienti, i due tipi di farina, l'acqua, i quattro cucchiai di olio, il cucchiaino di miele e quello di sale. Questo è il mio prefermento perché ho preferito fare così invece di mettere 200 grammi di pasta madre. Ho fatto il prefermento ieri sera e lasciato a temperatura ambiente. Questa è la patata che ho ridotto in purea con la forchetta. E adesso andiamo a sciogliere il lievito dentro una parte di acqua dei 400 grammi. Penso che non li metterò nemmeno tutti perché, visto che il prefermento è un pochino più liquido, ne metterò 380-390, poi vediamo. Ho preferito fare così perché fa molto caldo e 200 grammi di pasta madre mi sembravano un pochino eccessivi, mi scuso con Tina, ma è soltanto perché siamo a luglio e fa molto caldo, anche se c'è la patata, l'olio, quindi c'è bisogno di più lievito. Invece con il prefermento, trovate le dosi in descrizione, ho messo soltanto 20 grammi di pasta madre e poi 70 di acqua e di farina. Ok, sciolgo, naturalmente potete sciogliere in planetaria o la foglia, io faccio così per farvi vedere meglio. Metto le farine dopo aver sciolto il lievito e la patata. La patata è una patata media, poco più di 100 grammi. Aggiungo ancora acqua. Giro un pochino e poi vado a far girare in planetaria. Aggiungo il sale, lascio l'olio che lo metterò dopo, faccio girare un pochino, 10 minuti, faccio amalgamare bene gli ingredienti e poi finisco di mettere l'acqua e poi metto l'olio un cucchiaio per volta. Ecco qua. Ora posso mettere l'olio. Sono quattro cucchiai medi, non pienissimi. Metto un cucchiaio per volta e faccio girare. Ok. Oh, mi scuso con voi se qualche volta, riascoltando i video, ho visto che ci sono diversi errori di dizione, sbaglio i verbi oppure mi ripeto, scusatemi, ma sono una regista, non sono così perfetta, diciamo, dovete accontentarvi. Bene, giro l'impasto sul piano di lavoro. È morbidissimo, come vedete, quindi farò delle pieghe velocissime. Eccolo qua, molto bello l'impasto. Un primo giro di pieghe leggere, proprio senza spingere, senza manipolarlo troppo, così come dice la ricetta di Tina. Bene, ora lo faccio rilassare un pochino. Io penso una ventina di minuti può bastare, sempre calcolando il caldo. Lo copro.
Ok, ecco qua. Ed ora faccio il secondo giro di pieghe e dopodiché vado a metterlo direttamente in ciotola a lievitare. Ok, sempre piano piano. E ci siamo. La ricetta parla di 12 ore di lievitazione in frigo, però io per esigenze, visto che ho iniziato a fare questo impasto di mattina, voglio fare i panini per la sera, quindi poi calcolando il caldo lo lascio a temperatura ambiente, lo lascio fino al raddoppio. Eccolo qua, guardate, è cresciuto tantissimo, più che raddoppiato. Credo saranno passate 4-5 ore, nemmeno ho calcolato bene. Però, come vi ripeto, in base alla stagione e alle temperature e in base ai vostri tempi, quindi non seguite alla lettera i miei passaggi. Ok, adesso come vedete non lo tocco proprio. Vado a formare i panini. Ho messo sotto un po' di semola, ce la metto anche sopra così riesco a lavorarlo meglio perché è morbidissimo. Ok, dividiamo. E dovrebbero venire 8 panini del peso di all'incirca 150 grammi l'uno. Io penso che li farò un pochino più piccoli, quindi ce ne verranno sicuramente di più. Anche perché poi li regalo ai nipoti, e troppo grandi non vanno bene. Qui siamo tutti a dieta, anch'io, quindi è meglio mangiare un panino piccolino. Ne ho pesato uno, ma pressa poco, sta intorno ai 120-130 grammi. E ne ho pesato soltanto uno, poi vado ad occhio, non è che li devo vendere, quindi anche se ne viene uno un po' diverso dall'altro, non ha importanza. Bene, questi sono 5, quindi ce ne verranno sicuramente 10. Taglio gli altri. Come avete visto, ho messo la carta forno con un po' di semola direttamente nella teglia, così poi li lascerò lievitare un paio di ore, 5, addirittura 11 me ne sono venuti. Sì, forse se li facevo leggermente più grandini era meglio. Bene, una volta pronti e messi sulla teglia, li copro con un telo e li lascio fino al raddoppio. O almeno devono gonfiarsi, eccoli qua, vedete, sono stati all'incirca 2 ore con un telo sopra, mi raccomando. Io ho messo un telo, ma se volete potete mettere la pellicola. Il forno è acceso a 230, ecco qua, ho infornato, ho dato prima una spruzzatina ed ho infornato. Ed eccoli pronti, questa è la prima teglia, io ne ho cotta una per volta per non guastare diciamo, la cottura. Beh, direi che sono venuti molto bene. Adesso ne apro uno per vedere l'interno. Eccolo, no, è splendido, splendido, sì. È morbido e da quello che dice Tina dovrebbero durare anche qualche giorno e rimanere morbidi. Domani vado a fare una passeggiata al mare, sicuramente li testerò subito, ne preparo, ne farcisco due o tre e li mangiamo. Bene amici, vi ringrazio della visione e ci vediamo al prossimo video.